Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Notate qualcosa di strano? Forse sì, ma non vi preoccupate perché dopo la sigla vi sarà tutto più chiaro. E poi dal titolo avete un gran bel indizio. Per cui non perdiamo altro tempo e subito sigla! Eccoci qua e ben ritrovati sul canale. Allora, come avete già capito ovviamente dal titolo, sono passato a full frame. Ma prima di svelarvi che cosa ho comprato effettivamente in questi mesi in cui sono stato lontano da YouTube, lontano dal canale, prima di svelarvi appunto tutti gli upgrade di attrezzatura che ho effettuato, mi sembrava doveroso omaggiare la mia vecchia Samsung Handycam, se la mette a fuoco, ecco qua. Questa qui è la videocamera con cui ho girato l'intro di questo video ed è la primissima videocamera con cui ho girato video e che mi ha accompagnato in tantissime occasioni. E poi mi sarebbe piaciuto omaggiare anche la fantastica Canon 70D che mi ha accompagnato in tutti questi anni, che però purtroppo ho venduto, per cui non posso farvela vedere se non facendo comparire qui un'immagine trovata su internet, una fotocamera fantastica che mi ha regalato tantissime soddisfazioni e sono sicuro che ne darà tante ancora a chi l'ha acquistata. Ora però bando alle ciance e vi faccio vedere subitissimo il corpo macchina che ho preso. Signore e signori, ecco a voi la Panasonic Lumix S5. Allora, ovviamente l'ho già unboxata, testata ed utilizzata diverse volte, però mi è sembrato carino farvi vedere anche la scatola prima di prendere la fotocamera vera e propria. Ed eccola qua in tutto il suo splendore. Allora, ero indeciso se prendere una Sony oppure prendere questa qui. Alla fine ho seguito il consiglio del signor Franz, perché fa sempre scelte azzeccatissime in ambito fotografico e video, per cui mi sono fidato del suo consiglio e ragazzi, aveva ragione. Cioè, questa fotocamera è pazzesca. È veramente pazzesca. Allora, ve la faccio vedere un attimino più nel dettaglio per chi non la conoscesse. È un corpo macchina veramente strepitoso. Che vi posso dire? Le specifiche tecniche non sto neanche qui a elencarvele perché altrimenti il video diventerebbe veramente lungo e poi se vi interessano, diciamo, su YouTube trovate già 10.000 recensioni dal punto di vista tecnico. Vi posso dire però che fa delle foto pazzesche, i colori sono meravigliosi. E stessa cosa anche i video, tira fuori dei video strepitosi. Ovviamente passare al full frame e cambiare anche marca significa dover rifare tutto il parco ottiche, significa dover rifare tutte le attrezzature, tutti gli accessori. Non funzionava nulla di quello che avevo su Canon, nulla era compatibile, quindi ho dovuto provvedere. E in che modo ho provveduto? Innanzitutto con l'obiettivo 20-60 del kit riesco a fare veramente tanta roba. In più ho le seguenti cose. Un'altra lente super super economica che utilizzo sulla Lumix è questa qui. Adesso vediamo se la riesco a mettere a fuoco. È una lente della TT Artisan, credo si pronunci così. È una lente completamente manuale, infatti vedete che il diaframma si apre e si chiude così tramite questa ghiera. Con quest'altra c'è la messa a fuoco ed è un 35 mm che arriva fino ad f1.4, una lente decisamente nitida, per quel che costa veramente consigliata. L'unico difetto, diciamo, è che è proprio brutta, cioè questo coso di alluminio che è messo sulla Lumix che è tutta nera un po' fa storcere il naso, però i contenuti che tira fuori sono veramente ottimi. Ovviamente messa a fuoco è solo manuale, quindi. Poi che cos'altro abbiamo qui? Abbiamo questa scatoletta meravigliosa della Hart, credo si pronunci Hart, che all'interno contiene uno strepitoso adattatore, eccolo qua, ve lo faccio vedere, spero sia a fuoco, comunque è un pezzo di metallo fondamentalmente che trasforma l'attacco delle lenti Yashica in attacco per le lenti Leica, perché ebbene sì, la mia Lumix ha l'attacco L, ha l'L mount che sarebbe l'attacco degli obiettivi Leica e tramite questo adattatore io riesco a montarci su tutte le lenti che già ho della mia fotocamera analogica della Yashica, quindi perfetto. Ovviamente non era compatibile neanche il flash che avevo prima, quindi ho dovuto provvedere con questo Godox TT350. Arriva con questa custodia super pratica,
ve lo faccio vedere, è troppo carino, cioè è piccolissimo, è una roba fantastica, soprattutto quando lo mettete qui sulla Lumix. Ok, lo agganciamo al volo, tac. Cioè, guardate quanto è piccolino rispetto a quei flash giganteschi che, insomma, quelli che avevo prima erano più grandi. Però vi posso dire che per quello che ci faccio io, per quello che mi occorre a me il flash, questo qui è super maneggevole, super pratico e super azzeccato. Mi sono appena reso conto che ho abusato della parola super. Giuro che non la uso più per tutto il video. Un'altra cosa molto carina di questo flash è che in confezione vi arriva con tutte gelatine colorate che potete mettere qui tramite un accessorio che esce sempre nella scatola. Divertente, cioè per fare degli scatti un po' diversi è molto divertente. Poi c'è stato un altro upgrade, questo qui lo avete intravisto nel video precedente, se non l'avete visto il video andatelo a vedere, recuperatelo, e comunque ve lo faccio vedere subito, questo qui. MacBook Air da 13 pollici con il chip quello l'Apple M1, memoria unificata da 8 GB e SSD da 512 GB. Ragazzi, anche questo qui è una bomba. Cioè, questo qui, l'iMac che c'ho qui dietro, non mi ricordo quanti mila giga di RAM abbia installati, comunque era potentissimo. Questo qui se lo mangia. Vi ho fatto vedere la scatola perché così ho letto tutte le caratteristiche tecniche che non mi ricordavo più. E amici, questo era l'ultimo di tutti gli upgrade che ho fatto nel corso di questi mesi lontano dal canale YouTube. Spero che il video vi sia piaciuto, che lo abbiate trovato interessante, poi magari in futuro farò dei video dedicati per ogni singolo prodotto che vi ho mostrato in questo video. Nel frattempo si è scaricata anche la batteria della fotocamera con cui sto girando il video, quindi l'ho dovuta un attimo cambiare. Comunque, dicevo, poi magari in futuro farò dei video specifici per ognuno dei singoli prodotti che vi ho mostrato in questo video, così possiamo approfondire un po' il tutto senza che venga fuori un video stralungo. E prima di salutarvi, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti, ad attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Fermi, fermi tutti, non vi muovete, spero che non abbiate già chiuso il video perché ragazzi, stavo mettendo a posto l'attrezzatura quando all'improvviso mi ha suonato il corriere. Lumix 50mm f1.8, c'è ancora tutto l'imballaggio, che dite, lo unboxo al volo? Ma sì dai, adesso lo unboxo insieme a voi. Allora, coltellino alla mano e epic fail, non serve il coltello. Oh! Oh, rullo di tamburi, istruzioni, altro foglietto inutile. Allora, che cosa c'è qui? Questo sicuramente sarà il paraluce. Fammi vedere un po'. Sì, esatto, esatto. Mamma mia, quante protezioni ci hanno messo. Paraluce. Strato di gomma piuma protettivo, plastica e l'obiettivo. Ragazzi, qui non c'è una custodia dedicata, però l'hanno imballato molto bene, devo dire. Andiamo a vedere. Metti a fuoco. Beh, adesso mi tocca proprio chiudere il video perché devo provare l'obiettivo nuovo. Ciao!